Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio della serie dei sensori di Arduino. Siamo qui oggi a parlare del sensore di knock knock, di sensore di toc toc in italiano. Forse è meglio chiamarlo sensore di percussione, gli dà un che di più serio. Comunque questo sensore dovrebbe essere in grado di sentire quando uno bussa, quando uno colpisce una superficie, insomma, e quindi fare cose interessanti con Arduino, cioè qualche progetto divertente che potete fare, ma parliamo di tutto questo dopo la sigla. Allora, questo sensore del kit è veramente semplice, ha solo un'interfaccia di 3 pin e sono 5 volt, ground e il segnale che ci viene fornito in maniera digitale, quindi impulso, non impulso, quindi appunto da Arduino sul pin digitale leggeremo degli impulsi. E questo qui viene triggerato quando la superficie su cui si trova il sensore viene colpita. Un sensore del genere può essere difficile da immaginarne l'utilità, anche se può essere difficile anche immaginare il senso in italiano che ha la frase che ho appena detto, vabbè. Comunque in realtà si possono fare, come vi ho già detto prima della sigla, diversi progetti interessanti con questo. Ad esempio si può individuare con Arduino il bussare su una porta, appunto, e quindi fare un campanello a bussamento che magari ti avverte con delle luci, oppure un vero e proprio citofono in un'altra stanza, ma intanto quello che è arrivato lì alla porta ha bussato invece di premere un bottone più figo, o magari vi si è rotto il citofono, non lo so. Comunque è comodo sia per rilevare il bussamento a una porta, cioè non è che dicevano questo progetto, però non mi ricordo, c'era qualche parola in inglese che mi ha appunto fatto scattare questa cosa in testa. Si potrebbe fare un tamburo o comunque una percussione con una luce che flasha nel momento in cui colpisci. Quindi tu sei lì a suonare il tamburo e hai il tamburo che si illumina flasha con una luce anche magari potente, o si illumina solo la membrana oppure si illumina tutto quanto. Immaginate di ricoprirlo da una striscia di LED RGB, basta girarcela intorno, attaccarla col biadesivo. Un tamburo che appunto si illumina quando lo tamburi, quando lo percuoti, e secondo me sarebbe una figata. Ma ovviamente per fare tutto questo bisogna saper usare questo sensore, quindi ci trasferiamo al computer e cominciamo a interfacciarlo con Arduino. Come al solito, siccome non ho voglia di mostrarvi il wiring, anche perché sono solo 3 cavetti da collegare, vi dico già adesso che c'è un pin con scritto meno e ovviamente ci va il ground. Un pin senza scritto niente, quello centrale, che è il nostro positivo, quindi 5 volt. Invece quello con scritto S è ovviamente il signal, e quindi si connetterà a uno dei pin digitali di Arduino. Un pin qualsiasi, potete sceglierlo voi, potete addirittura attaccare 13 di questi cosi per fare un'intera batteria RGB che si illumina quando la colpite, verrebbe fuori una figata. Trasferiamoci al computer e vediamo come programmare Arduino in modo da leggere questo sensore. Ed eccoci qua, il nostro solito IDE di Arduino col testo mega gigantesco. E proviamo a fare un breve codice per questo sensore. Voglio dichiararmi per comodità il pin del sensore, che chiamerò semplicemente sensore, e l'ho messo sul pin digitale numero 2, ma in realtà potete metterlo su qualsiasi pin digitale. E questo pin, quello che ho appena fatto del sensore, deve essere un input, ovviamente. Voglio fare output sul LED, il LED connesso al pin 13 di Arduino, in modo da avere anche un feedback visivo della lucina che si accende o si spegne quando battiamo. E qui facciamo anche una variabile lettura, in realtà, perché a questo punto mi serve sia per fare output sulla seriale sia sul LED, quindi mi faccio questa variabile lettura che ovviamente si salva il valore letto sul sensore, quindi digital read 2, il mio pin digitale dove è connesso il sensore di battito. Poi ovviamente mi servirà un serial print LN, ogni valore su una sua riga. Stamperò lettura, quindi faccio anche un bellissimo copia e incolla, e digital write sul pin del LED il valore di lettura, semplicemente. Quindi quando il valore di lettura, quando questo digital read legge un valore alto, qui sto scrivendo alto perché dentro la lettura c'è scritto alto. Quando questo legge un valore basso, dentro lettura ci sarà scritto basso, quindi 0,
e quindi anche il LED sarà spento perché qui sto scrivendo 0. Codicino veramente veramente breve, andiamo a caricarlo su Arduino. Yeah, ce l'abbiamo, ok. Cosa stampa? Sta stampando 1. Se io batto, sta stampando sempre 1. Ok, interessante questa cosa. Allora, innanzitutto un primo problema deriva dal fatto che questo sensore, per come è costruito dentro, qua potete vedere un'immagine, fornisce un output alto quando non sente scossoni e un output basso quando sente scossoni. Quindi se lui dà sempre 1, vuol dire che non sta leggendo scossoni. Comunque ho messo un Not Digital Read, dovremo adesso leggere il contrario. Proviamo a... Oh, ho visto uno! Me lo sono sognato? Fermo lo scorrimento. Ok ragazzi, ho dovuto modificare il codice in questa maniera. Cioè, se lui legge un valore alto, mi stampa 10 volte quel valore alto, perché semplicemente non riuscivo a vederlo. Cioè, il delay non va messo in un codice del genere. Noi vogliamo che lui vada alla massima velocità possibile, per riuscire a individuare quel momento in cui c'è l'impulso del battito. Tra l'altro, anche la seriale, si poteva mettere, a una velocità più elevata, ad esempio 115-200, giusto perché anche quella sia proprio, sempre sul pezzo, sempre a comunicarsi in tempo reale i valori. Ok, adesso vedete che ci sta stampando a bestia tantissimi valori. Quando però legge un valore alto, ce lo stampa per 10 volte quel valore alto, in modo che noi umani riusciamo a individuarlo. Se adesso vado sul plotter seriale, e sbatto con questo sensore, lo vedete che vengono individuati i battiti. Vedete quanto brevi durano? Adesso vi accendo la macchina fotografica come al solito. E se io batto giù il sensore, vedete che vengono rilevati i battiti, però scorre veramente alla velocità della luce. Quindi, ok, non è troppo leggibile da un umano. Cioè, questo poveraccio ci ha già stampato 205.000 letture, 215 adesso, 220, 225. Sta veramente facendo migliaia di letture. E insomma mi rendo conto che sia pesante anche per lui. Comunque abbiamo visto che i battiti li individua, non per di fianco, vedete se lo sbatto per di fianco non succede niente, ma se è dritto, sì, individua ogni impulso. Se avete problemi a vederli si può anche mettere un valore di 100 qua, in modo che dura 10 volte tanto, cioè dura 100 volte tanto di quello che lui legge, l'impulso. Perché è veramente questione di un millesimo, un piccolissimo frazione di secondo. Plotta seriale, torniamo qua. Adesso. Ok, mamma mia che fatica. Adesso si vedono un po' più larghi. Si vedono schizzare via comunque la velocità della luce. La seriale magari dovremmo utilizzarla una volta ogni 10 cicli di loop. Perché il loop ci interessa che non abbia il delay. Perché vada velocissimo a leggere il sensore, però la seriale potremmo stamparla un po' meno spesso. Potremmo semplicemente fare una variabile di tipo intero, che mi segna quante volte ho fatto il loop, si resetta ogni 20 volte, per dire 50 volte, e solo ogni 50 letture, mi stampa uno se in quelle 50 letture ce n'è una che è stato un battito rilevato, e zero invece se tutte le 50 letture erano da sensore fermo, insomma. Quindi anche per questo sabato è tutto, ti fermo subito, metti assolutamente il pollicione in su adesso, perché sennò vi dimenticate sempre. Se il video ti è piaciuto, appena lo togli da schermo intero, metti il pollicione in su, perché tanto è gratis, sia per te sia per me, perché non ci faccio neanche un centesimo dei pollici in su, però danno un sacco di soddisfazione e mi fanno sapere che questa serie vi piace e quindi mi fanno portare questa serie più spesso essenzialmente, perché abbiamo ancora diversi sensori interessanti da vedere, quello di ostacoli, quello di tracking, quelli di inclinazione, c'è un sacco di roba, c'è un sacco di roba interessante da vedere ancora. Come al solito, per qualsiasi dubbio, domanda, suggerimento, qualsiasi roba, scriveteli pure qua sotto nei commenti. Che strano aver l'inquadratura così stretta. Ho fatto questi due video dei sensori sperimentali, in cui ho l'inquadratura molto stretta. E noi ci vediamo mercoledì a luna con il mercoledì di Overvolt, e sabato prossimo, sempre a luna, con il video principale della settimana. Ma per questo sabato è tutto. Pollicione in su, ciao!